Prego, benvenuti qui all'Aulum Salvatoriano. Allora, ci siamo spostati in questa sala rispetto alla sala d'annunzio perché è in corso una preparazione di una mostra e quindi con tutti i pannelli da sistemare era incompatibile l'aspetto concertistico, però mi è stata data questa sala che comunque è veramente molto bella, quindi poi non lo parliamo, che è stato un grande scrittore qui Pescarese. Allora, questa è una serata particolare, ogni serata è stato un po' a tema, abbiamo avuto dei concerti con l'orchestra, molti concerti con il coro polifonico, il coro a cappella, un concerto di musica leggera, ricordate con la banda del gruppo che stavamo parlando della sala d'annunzio, abbiamo avuto il primo concerto con il quartetto di Fiati, ieri sera invece questo bellissimo evento dedicato ad Emilio Alessandrini, è stato veramente molto bello perché c'è stata una buona critica soprattutto su internet, mi hanno scritto anche da parte della fondazione Emilio Alessandrini di replicare questi eventi per ricordare la figura di questo grandissimo uomo. Cosa c'entra quando vediamo qualche film, magari i fiori che colano, le candele che colano, persone che si trovano gli stemmi ereditati, magari c'hanno dei nipoti, non portano il nipote a pensione, ma c'hanno questo pianoforte per arredamento. Mi brividi quando vedo certe cose. Il pianoforte è un po' a forma di cuore, un pochino, perché è un cuore. Pianoforte inventato da un italiano, tra l'altro, Bartolomeo Cristofori, pensate un po'. Il pianoforte è l'unico strumento in cui, senza nulla togliere agli altri strumenti, in cui con cui si può suonare da soli, nel senso si può fare un concerto per il pianoforte solo, perché è uno strumento con il fondo, cioè sono più suoni, comprende 88 tasti, tutti i suoni presenti in musica. Un pianista può suonare un brano, io vedo tutte le pianiste di stasera, di varietà, che devono sapere queste cose, ma voi le sapete benissimo, col pianoforte si possono suonare anche delle sinfonie trascritte per pianoforte, perché noi abbiamo 10 dita, quindi ogni dito suona una parte dell'orchestra. Col pianoforte si possono suonare migliaia di cose, anche le canzoni di musica pop. Tutti compongono con il pianoforte, da Elton John ai vari compositori di arte classica che abbiamo avuto. Purtroppo, una piccola polemica, prima stavo parlando con la mia amica, che è grande maestra, Paolina Filo di Vigova, che una delle più grandi insegnanti di pianoforte, forse una delle palle, perché è un applauso perché lei con grande maestria e con grande amore trasmette appunto, prego Romina, trasmette l'amore per il pianoforte ai suoi allievi. Adesso molto così mi rincuoro per il fatto che condividi tutte le mie scelte e le mie lotte per la cultura che vanno avanti da noi da 20 anni qui a Pescara. Se avessi la bacchetta magica mi piacerebbe estendere un po' tutte le parti. Ma va di cuore, stavo dicendo che purtroppo l'educazione musicale con la E grande e la N grande è un po' trascurata in Italia purtroppo. C'è stata la riforma scolastica, la musica è entrata in alcune scuole medie di musicale, poi sono stati istituiti dei licei musicali, il conservatorio è diventato una
università, va bene, però i finanziamenti non ci sono. Non solo, non ci sono trasmissioni di diffusione musicale. C'è stato il digitale terrestre, sappiamo quanti canali ci sono la sera, il mio televisore è 399 canali, pensate voi, no? Tantissimi, qua canali a tema, canali sugli animali, canali sui telefilm, gialli, telegiornali, c'è dei sport, non c'è un canale dedicato alla musica classica. Un po' recente, un po'. No? La classica su Sky. Pagamento. 128. 8 euro. Però, visto che noi paghiamo un cane televisivo, che ci fanno il lavaggio del cervello una volta a dicembre, vai a fare il cane. Per quel motivo, noi, dalla televisione di Stato, essendo la televisione di Stato, non abbiamo diritto, noi, ma soprattutto le persone che non hanno possibilità di andare ad ascoltare dei concerti dal vivo, di ascoltare un'opera lirica o di ascoltare un concerto classico, soprattutto anche per pianoforte. Quindi, invece, poi la sera ci propinano di continuare con il show, amici, Maria Filippi, facendo credere ai ragazzi che la musica è quella, non è quella. Classica, domani avremo un po' la parete del campo, diventa dal maestro a Stella Malusi. Ecco, la signora la conosce per fama. Loro studiano 10 anni di attività vocale e altri 5 anni di arte scenica prima di fare un concerto dal vivo senza microfono. Quello che deve studiare canto, così come studiare il pianoforte, significa ricordarsi le maniche e già in tenere età fare la tecnica pianistica e avvicinarsi allo studio serve della musica con libri specifici, didattici della letteratura pianistica. Si dice che una volta sono 10 anni, adesso sono diventati 12 anni di conservatorio. Il preapparente lo si può fare anche privatamente, bisogna stare attenti anche da come insegnante andare, tra l'altro, per poi iniziare, non ti penso a prima laurea, cioè che il diploma di conservatorio sia alla fine, no, è l'inizio di una carriera. E si parte dai primi concerti, quindi illudere i ragazzi con queste trasmissioni, fare ciò è completamente diseducativo e illudere i ragazzi di fare qualcosa di artistico, cosa che non è. Io, quei pochi ragazzi che studiano il pianoforte con grande passione, naturalmente si ringraziano per i primissimi genitori e sicuramente sono anche vorrei avere un microfono a 360 gradi stasera. Spesso si spendono i soldi anche per cose più effimere. A volte avevo dei ragazzi che scalano l'iPhone che costa 800 euro e poi non vogliono pagare 20 euro per l'insegnante di pianoforte. Vuol dire non dare lavoro all'insegnante di pianoforte. Invece il genitore deve investire sulla cultura, perché la cultura non viene tolta. Uno può essere scippato di tutto nella vita, può anche non trovare lavoro, ma c'è la ricchezza della cultura, soprattutto la cultura musicale, e la musica non lascia mai a piedi. Questo ve lo garantisco come mia esperienza personale. Appunto per questo motivo, questa serata, nonostante la partita, mi sta prendendo una partita Italia-Norvegia, perché mi sono sentito tutte le persone, però vabbè. C'è anche il pallone, dove i calciatori guadagnano troppi soldi rispetto musicisti, però i calciatori vengono dimenticati, i musicisti no. Ho ritenuto opportuno per iniziare questo concerto dedicato al re della musica, prima della pianista Maria Pulsoni, che è una giovane pianista di un talento incredibile, con un concerto eccezionale, poi vi presento i brani, da una bambina. Perché in questo momento mi sta venendo in cosa, lo sento, voglio bene, quindi. Una bambina come simbolo di studio, è una bambina che ha fatto la scuola elementare, simbolo di studio, una bambina
Lei fa contromoda, quindi lei studierà sul pianoforte, lo studierà. Tra qualche anno verrà di qua a fare concerti grandi, magari farà qualche concorso, sarà nel conservatorio, no? E naturalmente devi ringraziare soprattutto i genitori che ti fanno, che ti danno questa possibilità e il pubblico che ti viene ad applaudire. Letizia Carlato. La suite francese, suite significa come in Antonio,
assoluto, un insieme di stanze, abbiamo un insieme di danze, quindi vi prego di non aprire tra una lettera, una danza e un'altra, la numero 3 è un si minore, e poi vi dico a Beethoven, non ho bisogno di presentazione perché sappiamo la grandezza di questo grande musicista tedesco, la sonata opera 14, numero 1 in tre tempi. Poi ci sarà l'intervallo con altri tre giorni pianisti con la litania C invece. Marianna Cursoni.
Thank you.
avesse continuato a vivere. Purtroppo è stato male, ci sono tutti nella sua vita, cioè, a leggere i suoi libri. È un compositore molto legato alla sua patria, cioè la Polonia, infatti lui ha composto le famose polacche di Chopin. Ha scritto non solo i notturni, ha scritto mazurke, ha scritto valse, ha scritto studi e concerti per pianoforte e orchestra e tante altre belle cose anche per ragazzi. Chopin è un autore sempre un po' difficile da suonare perché non si sa mai quando ha suonato. È un po' come i cantanti di musica leggera che devono imparare in Ina, non si sa mai se è. La cosa forse è un po' banale, ma è un minimo di verità. Chopin ha suonato, appunto, ha interpretato tutto, ha studiato per rispetto del pianoforte, che è una persona che ha investito tutta la sua vita a comprendere a questo strumento. Nelle molteplici sfaccettature, lui ha scritto in tutte le tonalità possibili, in tutti i modi possibili. C'è chi lo interpreta molto lento, chi è gatto, chi con pedale, chi con pedale, chi con chi ha memoria, chi non ha memoria, chi più veloce, chi più lento, non c'è importo. L'essenziale è suonarlo ed ascoltarlo. Questa sera ascolteremo Chopin in tre versioni, per esempio tutte e tre, in modo che non mi fa pensare. Che c'è una certa età, inizia appunto la prossima. Sto scherzando. Gaia Ciferri, una giovane pianista, tra l'altro da poco ha fatto gli esami al conservatorio, ha deciso di voler fare la pianista. Pianista, ma che si fa? Suonerà due notturni di Chopin, forse i più belli, in assoluto. Non c'è bisogno di presentazione. A seguire c'è una giovanissima pianista che ha un talento incredibile. Io l'ho parlato così, con lo sguardo, sono cose che si capiscono al volo, certe cose, come se uno spicca la chiavetta all'occhio. O dal basso, tutte e due. Che Eleonora Zulli, la quale suonerà un valzer di Chopin, che nonostante la sua giovane età, c'è qui Veronica che può confermare quello che dico, suonerà un valzer veramente difficile, molto bello, e due piccoli estratti dall'album della gioventù di Tchaikovsky. E poi chiudiamo questa parentesi con Evalisa Di Felice, che è una pianista per tutte le serate, come collaboratrice dell'associazione musicale, ed è cosa notevole perché si è dedicata onestamente alla musica e questo vuol dire un valore aggiunto in più che ti porterà dietro per sempre, con due mazurche di Chopin, eseguite sicuramente con tanto affetto che ormai il pubblico e Marisa ti conosce ormai da un mese a questa parte. Quindi vi auguro un buon ascolto per questi tre giovani.